Buongiorno e ben ritrovati, venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti perché oggi parleremo di un tema fondamentale che è la ricostruzione storica dei fondali tra Ponza e Palmarola. Saranno 30 minuti in qualche modo dedicati alla geologia, anzi alla paleontologia oceanografica. Io mantengo i miei occhiali blu che fanno molto Johnny Depp dei poveri o Flavio Briatore dei disperati, perché continuo ad avere questi problemi fastidiosi agli occhi e quindi vi voglio risparmiare uno spettacolo visivo che è drammatico, mentre invece lo spettacolo dal punto di vista dell'ascolto rimane quello. Prima di introdurre l'ospite per parlare di questa ricostruzione storica dei fondali tra Ponza e Palmarola, consentitemi di ricordare una cosa di cui parlai, avendo l'onore di essere da lui considerato un interlocutore, Umberto Veronesi. Umberto Veronesi che avevo conosciuto perché aveva raccontato di aver raccomandato ai suoi figli, se possibile, mangiate la polenta fatta con mais OGM. Ovviamente si era scatenata l'ira di Dio. Veronesi Pro OGM, io lo conobbi in quella circostanza e lui mi spiegò perché, secondo lui, era meglio mangiare il mais OGM e non il mais coltivato normalmente in un campo, peraltro da magari un volonteroso e ottimo agricoltore, perché il Gran Turco, così com'è, al suo interno il chicco può avere un agente patogeno, la piralide. Allora, patogeno dal punto di vista del cancro, cioè un agente patogeno che può indurre l'insorgenza di una patologia tumorale. Per questo diceva meglio il mais OGM. Ci conoscemmo in quell'occasione e lui mi disse, all'interno di un ragionamento, che mentre la fisica, in qualche modo, adesso riassumo a modo mio, mentre la fisica è una scienza esatta, nel senso, se io faccio bollire l'acqua portandola la porto a 100 gradi, sicuramente l'acqua va in ebollizione. Punto. Fatto, causa, effetto. Sulla medicina, sì, è una scienza, ma è anche un'arte, perché davanti agli stessi sintomi, magari due medici forniscono due interpretazioni diverse. Tant'è vero che si dice sempre, dopo la prima diagnosi, meglio farne una seconda, una terza, per verificare una convergenza, perché è sì una scienza, ma un po' è un'arte, che si basa su proiezioni statistiche. Ne so qualcosa io perché quando a 55 anni sono andato dal mio amico urologo, ho fatto tutti i test, mi ha escluso categoricamente che io potessi mai diventare padre a 55 anni. Del resto mi disse, ai 55 anni non penserai di diventare padre proprio adesso. Questo succedeva ad aprile del 2015. A novembre la mia compagna mi disse di essere incinta. Punto. Cosa c'entra tutto questo con Alessandra Ghisleri? Ma Alessandra Ghisleri, oltre a intrattenerci sulla ricostruzione storica dei fondali tra Ponza e Palmarola, ci spiegherà perché bisogna fidarsi dei sondaggi. Buongiorno Ghisleri. Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, io l'ho messa un po' sul ridere, intanto evocando la sua tesi di laurea, o ricordo male? No, è giustissima. Sono delle ricostruzioni dei paleofondali nel canale del mare tra Ponza e Palmarola. Scoprimmo credo, se non ricordo male, 6-7 tesi che alcune petroliere lavavano i propri serbatoi proprio allo sbocco di questo canale, perché trovammo degli animaletti che non avrebbero potuto nascere e vivere lì, ma erano tipici del nord Atlantico e quindi non avrebbero potuto superare la soglia di Gibilterra. Insomma, è una tesi interessante che mi è costata gli occhi sul microscopio per aver analizzato, credo, 44.000 animaletti morti, setacciandoli da diverse sabbie. Insomma, è stato una tesi, un momento molto divertente della mia vita, con crociere oceanografiche, molto bello. E come si passa da un interesse così specifico, quale la geologia, a una disciplina altrettanto specifica come la statistica applicata alle ricerche di mercato?
Per ricostruire i paleofondali abbiamo riutilizzato una serie di programmi statistici che costruivano e ricostruivano la modalità in cui questi animaletti potevano stare insieme, quindi fornire delle comunità gregarie, coloniali, a seconda di quelli che erano gli animaletti. Quindi allo stesso modo la statistica la si usa adesso per ricostruire il senso dell'opinione pubblica, per comprendere come l'opinione pubblica sente o vede, percepisce, giudica, ha un'opinione sull'attualità o su qualsiasi altro settore. Il mio passaggio personale è avvenuto perché in quegli anni non era così semplice trovare uno sbocco nella scienza e era molto complicato e soprattutto per una donna era molto complicato. Mi ricordo che c'erano delle tesi che prevedevano anche l'altopiano del Tibet e le donne a causa proprio della loro fisiologia erano limitate ad avere tesi in quel settore, avevano tesi molto più semplici proprio per problemi fisici, no? E quindi a un certo punto ho deciso che avrei chiuso e lasciato la mia passione da parte e riaperto dei libri di marketing, dei libri di mercato per capire che cosa succedeva nel mercato del lavoro e così ho trovato lavoro. È stato più semplice e poi mi sono appassionata perché mentre gli animaletti non potevo intervistarli perché evidentemente li guardavo al microscopio, studiavo la loro modalità d'insieme, la mia curiosità sull'essere umano mi ha permesso di fare tante domande. Io tutti i giorni ho la possibilità di interrogare la popolazione, questo non è da tutti. Bene, allora, non le sfuggirà il fatto che negli ultimi anni i sondaggi su tanti argomenti disparati, in primis la politica, ma poi si fanno ricerche di mercato e indagini demoscopiche, poi lei mi dirà che le indagini di mercato sono una cosa, le indagini demo... Per carità, adesso mi lasci essere grossolano, eh? No, mi lasci essere grossolano perché parlo come un mediocre giornalista e un uomo medio. Non le sarà sfuggito che però ciclicamente nel corso degli ultimi anni, proprio per questa invasività o pervasività dei sondaggi, spesso poi i sondaggi e i sondaggisti sono stati messi in croce perché avete fatto previsioni sbagliate. Come se il sondaggista fosse una sorta di branco o brancolo, un astrologo che interpretando non si sa bene le viscere degli animali come gli aruspici o non so cosa, potesse dire quali possano essere assolutamente in maniera certa le magnifiche sorti e progressive della politica o degli altri settori. Quando vi viene detto questo, lei che risposta dà? Cioè, non siete credibili, avete sbagliato le previsioni, avete detto X ed è successo Y, oppure X più Y. Allora, intanto non avendo la sfera di cristallo è più complicato evidentemente poter predire il futuro. Quello che è il nostro compito, o meglio, quello che fa il mio istituto di ricerca è costruire e studiare degli scenari possibili. Quindi che cosa significa? Significa studiare le evidenze e costruire, a seconda di quelle che sono le spinte in una direzione o nell'altra, le varie possibili sviluppi, i vari possibili sviluppi che ogni scelta potrebbe portare, a cui ogni scelta potrebbe portare. Non si tratta di una previsione singola e tout court, si tratta semplicemente di dire se si spinge in questa direzione si potrebbe ottenere questo, questo e questo, se si spinge in quest'altra si può ottenere questo e questo. Ma questo non riguarda solo la politica, riguarda il lancio di sul mercato di un prodotto, riguarda gli investimenti, riguarda qualsiasi studio viene fatto. Poi sondaggi, ricerche di mercato, ricerche demoscopiche. Quello che è lo studio della persona, lo studio di quello che è la società, lo studio di parti della società. E sono veramente importanti. È ovvio che poi se si strumentalizza e si pensa che la variazione di uno 0,8 sia decisiva di per sé su un errore del 3%, e qua entriamo nel dettaglio matematico, è un errore. Ma se si studia un trend, cioè una serie di dati che in continuità vengono studiati, allora è un patrimonio che ti permette di comprendere da che parte si muove la popolazione, il giudizio, l'opinione, le percezioni delle persone a seconda di quelle che sono le spinte.
Cosa facciamo noi? Io dal 1995 studio la popolazione italiana, quindi i trend su determinate domande, su determinati pensieri sono continuativi settimanali. Questo andamento è fondamentale per capire come cambia la popolazione, come risponde e che cosa è capitato in questi ultimi 2 anni. Una pandemia alla quale nessuno di noi era preparato e nessuno poteva prevederla, neppure Paolo Fox l'ha prevista e per questo è stato attaccato. Ma il tema vero è come potrà rispondere la popolazione. A maggio-giugno dello scorso anno, negli studi si vedeva che la pressione delle persone su quello che era il portafoglio, su quello che era il bene economico, stava iniziando a diventare la prima problematica. Dopo che la pandemia aveva in pieno surclassato la problematica e la tematica dell'immigrazione. Questo perché evidentemente i bisogni di ciascuno di noi sono cambiati. E così sapevamo già che a giugno ci sarebbero state già le prime richieste, ma si sapeva già che il tema della ripresa scolastica e la messa a punto di un buon piano di trasporto pubblico sarebbero stati all'ordine del giorno i problemi principali da risolvere. Quindi l'input che noi possiamo dare è questo, l'input poi che il decisore deve prendere è trovare delle soluzioni a seconda di quelle spinte che noi gli diamo per buone. Allora, intanto devo dare una nota di servizio. Mi auguro che l'ospite non abbia in cuffia i rumori tipo carpentiere che io invece sento. Ecco, no, ma li sento perché io ho un piccolo cagnolino, Ugo, Ah, che... chiedo No, scusa. che ha deciso di mangiarsi un pezzo di legno, come vedete, e me lo No, fa perché io esattamente dicevo, sotto i miei piedi, no. solo che Pensavo che invece è fosse colpa di Ugo, è rimasto tutta colpa di aperto Ugo. l'audio dalla regia. Ho detto magari ci sono dei lavori in corso a Milano, cosa assolutamente legittima, ma se mi chiudono il micro. Ah, invece il cagnolino, È razza? Ugo, è Ugo che decide di essere protagonista e quindi per farsi sentire ha deciso di mangiarlo sotto i miei piedi. È Razza? un bulldog francese di 7 mesi. Davvero? Ah, vede, c'è una cosa che ci unisce, dottoressa Ghisleri, perché io ho regalato da un mese un bulldog francese femmina a mio figlio. Mio Meraviglia. figlio si chiama Romeo, quindi con uno sforzo creativo titanico abbiamo ribattezzato la cagnetta Giulietta, perché così Romeo e Giulietta fanno coppia. Ah, Pensi bellissimo. come sono romantico. Vede? No, il mio si chiama Ugo. Ugo, bene, come il ragioniere? Come ragionier Ugo e poi perché è simpatico, ha la Bene. faccia. Allora, mi fa piacere che voi, attraverso le vostre ricerche, i vostri studi, alla vigilia dell'estate, no? Ce l'ho appena raccontato, dice, abbiamo capito che la gente si stava preoccupando degli effetti collaterali della pandemia sanitaria sul proprio portafoglio, quindi sul proprio presente, sul proprio futuro, e in più, a proposito dell'evoluzione degli effetti della pandemia sulla vita delle persone, la preoccupazione che con la ripresa scolastica, l'uso dei trasporti, ci potesse essere poi l'avvisaglia di una seconda ondata. È meraviglioso. Peccato che lei non fosse al governo e che al governo ci fosse Giuseppe Conte, che evidentemente dopo aver fatto gli stati generali, ve lo ricordate, una settimana di task force a Roma, a Villa Medici, con la passerella rossa, eccetera, poi è arrivata l'estate, poi siamo arrivati alla ripresa e abbiamo scoperto che i problemi del trasporto, della scuola, della didattica, non solo non erano stati risolti, ma non era, secondo me, non erano stati neanche affrontati. Abbiamo passato l'estate a parlare di banchi a rotelle, di monopattini elettrici. Adesso non voglio sapere se Ghisleri conviene con me, perché lei ha l'aura della studiosa indipendente, equidistante e non può prendere posizione. Le faccio però una domanda. Premesso che mi pare che siamo tutti d'accordo che i risultati dei sondaggi possano essere influenzati dal tipo di domanda che si fa, cioè la stessa domanda, se io la faccio in un modo o in un altro, avendo, diciamo così, lo stesso argomento, posso indurre un tipo di risposta piuttosto che un altro. Non sono andato a vedere se per caso siete stati voi, Ghisleri, con il vostro istituto Euromedia Research, a dire che se Giuseppe Conte diventa il capo dei 5 Stelle e si va a votare o meglio, chiedo scusa, non
se Giuseppe Conte diventa leader dei 5 Stelle, ancora prima, se Giuseppe Conte avesse fatto una sua lista presentandosi alle elezioni come Mario Monti, buonanima, politicamente parlando, avrebbe preso di colpo il 12,5%, un dato che quando io l'ho letto sono rimasto di stucco perché, memore proprio dell'esperienza di Mario Monti, mi sono detto: ma spero che non si confonda la popolarità con il consenso. Anche Mario Monti era molto popolare, anche Mario Monti era tutti i giorni in televisione, sui giornali, evocato, blandito, attaccato. Poi è andato alle elezioni e sappiamo com'è andata. Sono io che penso male quando vedo certi risultati di certi sondaggi o ci sta? Allora, il sondaggio, quello che hai citato, è un'intenzione di voto. L'intenzione di voto ragiona su quello in quel momento, in quella fotografia, che cosa può essere. Mario Monti era dato all'epoca da molti miei colleghi fino al 20%. Il nostro istituto, tarando quello che poteva essere la risposta, disse che poteva essere, a seconda delle sollecitazioni, tra l'8 e il 10-11%. Credo che prese l'8 e qualcosa. Perché? Ecco, comunque è un ottimo risultato, perché evidentemente nel momento in cui si entra in una campagna elettorale cambia il rapporto tra la gente, perché le spinte dei partiti conservatori, quelli che hanno un radicamento territoriale forte, diventano poi vincenti su chi invece lavora solo sull'opinione e su un leader singolo. Poi anche la sua campagna elettorale era molto diversa, lo spot inquadrava una situazione che era un salotto della borghesia milanese illuminato, molto particolare, con due cani, bambini che pochissimi, di cui poche persone possono godere. Questo perché evidentemente il messaggio politico deve avere un'aderenza, quindi deve piacere alle persone che devono aderire a quello. Sul caso di Conte l'anno scorso, in questo periodo, raggiungeva il massimo in tutti i sondaggi della sua popolarità. Perché? Perché la pandemia aveva allontanato la politica. E l'essere smarriti ci portava o portava le persone a cercare un punto di riferimento in chi stava nella stanza dei bottoni e poteva parlare. E Conte, che fin dal primo governo Conte 1 era sempre stato dietro ai partiti, improvvisamente si svela come leader e come punto di riferimento della gente. Nei nostri sondaggi sfiorava sulla nostra scala il 50%, nella scala di molti miei colleghi superava il 60%. Comunque il dato da leggere in trend era una grande ascesa. Quando Conte decide, noi abbiamo testato a giugno dello scorso anno la possibilità, per Porta a Porta l'abbiamo fatto, la possibilità di un partito Conte, e all'epoca era il 4%. A settembre era sempre tra il 4 e il 6%. Che cosa succede poi a dicembre? A dicembre c'è una crisi di governo, degli attacchi e degli schieramenti che o sei con me o sei contro di me. Nei nostri sondaggi il valore del partito di Conte viaggia tra l'8 e il 12%. Perché? Perché i 5 Stelle non avevano più un capo politico e il vicario non aveva questa forza per poter tenerli insieme. E i 5 Stelle vedono, una buona parte dei 5 Stelle, praticamente la maggioranza, vede in Giuseppe Conte un punto di riferimento politico importante. Il PD, dal canto suo, con Zingaretti, iniziava a vivere quella crisi di subalternanza e di provocazione con Matteo Renzi. E molti elettori del PD vedono in Conte la possibilità di essere anche punto di riferimento per loro. Nell'intenzione di voto registrata c'è proprio questo desiderio di vedere una persona che non si spende politicamente, ma si è spesa, secondo i giudizi di questi supporters, per loro. E quindi lo votano. Il dato più interessante però è il fatto di mettere Conte a capo dei 5 Stelle, perché in quel caso, con un radicamento già più o meno impostato sul territorio, con un partito già con una sua filiera,
Conte diventa ancora più vincente, perché Conte diventa come dire, il punto di riferimento non solo dell'elettorato Movimento 5 Stelle, di molto elettorato che non vuole votare, che si trova smarrito tra i partiti, e di quella parte che sta nel limbo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che non si trovava bene con Zingaretti e che aspetta di comprendere che cosa vuol fare il nuovo segretario Enrico Letta. Allora, di fronte a questo, con Conte a leader dei 5 Stelle, 5 Stelle dal 14% nelle nostre registrazioni di novembre, dicembre e anche gennaio, stanno iniziando a salire e ad arrivare più o meno intorno al 17%. Allora, questo è un altro dato molto interessante, perché vede la figura di Conte al centro di un valore politico importante. Che cosa cambia tra il sondaggio che io le ho raccontato adesso e quello che potrà capitare tra 3 mesi? Come Conte lavorerà sul territorio con i suoi alleati e come saprà farli dialogare? Attenzione, perché la politica si è dimenticata un grande valore e lo sta perdendo, che è il dialogo. Se Conte riuscirà a far dialogare le sue parti e anche le parti del PD, riuscirà ad allargare la sua platea e a far crescere il Movimento 5 Stelle. Salvo incidenti di percorso, chiamiamoli così. Giustamente, riassumo anche qui alla mia maniera, la dottoressa Ghisleri ci ricorda che i sondaggi fotografano licet nunc, le intenzioni di voto adesso sulla base degli elementi che gli intervistati dai sondaggisti hanno a disposizione per emettere un giudizio. Quello che vale adesso può essere, come dire, smentito o confermato fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi. Quello che mi colpisce però, dottoressa Ghisleri, è vedere come ormai i telegiornali, i talk show ricorrano in maniera, hanno formatizzato il sondaggio. C'è un telegiornale che tutte le settimane ne sforna uno, ci sono programmi televisivi che tutte le settimane ne forniscono e quindi registrano delle oscillazioni che sono settimanali. Ad esempio, mi ha colpito molto. Sto parlando di istituti evidentemente concorrenti al suo, non sto parlando del suo, che all'inizio di marzo, intorno all'8 marzo, davano il Partito Democratico in discesa, anche in maniera piuttosto corposa, dal 19 al 18 al 17 e 50. Adesso, ieri, ho scoperto che invece il PD è in risalita, addirittura sopra il 19%. La Lega continua a essere un partito che ha perso moltissimo rispetto alla punta del 36% nei sondaggi a un certo punto, con Salvini ministro per capire, il Conte 1, e poi è scesa, adesso starebbe intorno al 23%. Lei, ripeto, non voglio farle prendere posizione, come vive questa dinamica? Riferita soprattutto al centrodestra, dove se io apro i giornali questa mattina e leggo l'intervista a Giorgia Meloni, mi pare che nel centrodestra Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, che è sempre in ascesa, mi pare costante, ma lei mi potrà smentire, vive una stagione in cui i suoi due alleati sono andati ad appoggiare il governo di Draghi, mentre lei è rimasta coerentemente con le sue posizioni all'opposizione. Se mi può fare questa veloce fotografia della dinamica del centrodestra e dirmi, secondo lei, se questa risalita del PD nei sondaggi è attribuibile solo al fatto che c'è stata l'epifania del nuovo segretario Enrico Letta, che peraltro è partito con due parole d'ordine, o meglio, ne ha fatte diverse, però il messaggio che è passato nell'opinione pubblica è voto ai giovani, ai sedicenni, che peraltro, come dire, non votando, non si capisce quale gradimento possano esprimere, cioè possono dire speriamo di avere il voto, ma intanto se non passa la norma non votate, quindi ti sei, come dire, fatto amico una generazione che comunque non ti sarà utile alle urne, e lo ius soli, che personalmente ritengo un principio giuridico sano, ma non mi sembrava il caso di mettere questi due elementi come bandiera del rilancio del Partito Democratico in questa fase storica con la gente che ha le prese con gli effetti collaterali della pandemia sanitaria, cioè con la pandemia economica. Scusi, l'ho fatta lunga, però le do la possibilità di replicare. Allora,
Intanto noi la risalita del PD non l'abbiamo ancora rilevata. La mia ultima rilevazione risale al 17-18 marzo e vede ancora il PD in difficoltà, nonostante l'insediamento di Enrico Letta. Per due motivi. Primo, perché sia lo Ius Soli, come ha detto lei, sia il voto ai giovani e sia il legame stretto con il Movimento 5 Stelle sono delle scelte corrette all'interno del partito, ma che non allettano coloro che sono usciti dal giudizio a favore, dal consenso nei confronti del PD. È come se il nuovo segretario volesse ricucire una ferita di 7 anni, cercando di unire due lembi e quindi un'evoluzione e un ricordo attraverso un percorso che passa anche attraverso le quote di genere, perché lui si sta battendo per mettere i due responsabili a capo del Camera e Senato del partito come donne, ma io credo che la battaglia più importante per dimostrare che effettivamente crede nella parità di genere sarà nella scelta dei candidati per le prossime elezioni amministrative e per ruoli evidentemente molto importanti, giusto per farne una bandiera. E comunque ad ogni nascita, ad ogni epifania c'è sempre un buon, come dire, un booster, un qualcosa che aiuta. Come nel momento in cui ci sono le grandi piazze, c'erano le grandi piazze, nel momento in cui c'erano i grandi Giusto. convegni, c'erano delle risalite importanti. Io mi ricordo che quando Berlusconi compariva all'interno di un comizio, oppure c'era un evento speciale, c'era un'oscillazione di 5 punti che poi evidentemente decantava un po' come il caffè turco e lasciava comunque un qualcosa appiccicato al partito, che poteva essere anche qualche decimale, che comunque nelle continue partecipazioni riusciva a colpire con i suoi messaggi, eccetera, le persone. Allo stesso modo Enrico Letta, con questa grande attività che sta promuovendo, sta cercando di colpire quelle che sono le attenzioni degli elettori che magari non ci sono in questo momento o che sono distratti da altro messaggio politico per farli rientrare alla base. Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo già detto, mentre il centrodestra, intanto il 34% nel 2019 la Lega lo fa alle europee. E da lì fino al momento massimo, che viene ricordato più facilmente come il momento del papete, la Lega sale. Sale e poi un messaggio importante viene tradito, e ve lo riassumo brevemente. La Lega ha sempre fatto una campagna elettorale basata sul bilancio, sulla tassa minima, eliminazione di determinati contributi, eccetera. Ebbene, quando proprio l'8 agosto sei in procinto, perché dopo un mese avresti potuto varare al posto che un nuovo governo che è stato varato l'8 settembre tra PD e 5 Stelle, ma avresti potuto varare, essendo al governo, una nuova manovra, molli cercando di andare ad elezione, ma non ci riesci. Allora, da quel momento il suo elettorato l'ha guardato in una maniera più guardinga. E poi arriva il 2020 con la pandemia. I temi dell'immigrazione vengono dimenticati e c'è un tema sanitario importante. E arriviamo a un nuovo governo. Io la faccio brevissima perché salto tutto. Diciamo che la Lega piano piano mangia il suo consenso decimale dopo decimale, fatto anche dalla stanchezza di determinati argomenti, di determinate imposizioni, modalità di porsi, eccetera. Perché la gente è più attratta da due tematiche. La sanità, in questo momento piano vaccinale, all'epoca no, un anno fa, perché non si pensava ancora, o meglio, si pensava fosse ancora più lungo, non si credeva che si poteva arrivare in tempi così rapidi, e poi la situazione economica delle famiglie. E quindi il lavoro, la possibilità di poter di nuovo ritornare, non dico a risparmiare, ma se non altro ad avere una vita quasi normale. Il grande impoverimento del paese ha fatto sì. E queste sono le mie Ah, che campane. meraviglia! Ma sono di buon auspicio! Sì, Va a bene, me va piace bene. moltissimo. Mandano via gli aliti cattivi.
Esatto. Il fatto di questo impoverimento del paese ha fatto sì che le persone si concentrassero su messaggi ben specifici e precisi. Il nuovo governo è stato visto come una panacea, la possibilità di poter risolvere i tempi. Abbiamo poca opposizione. La sinistra ha Fratoianni, in maniera più o meno singola, e il centrodestra ha Giorgia Meloni. Se qualcuno va in piazza a manifestare e porre delle condizioni a questo governo e vuole farsi rappresentare, ha un punto di riferimento che si chiama Giorgia Meloni, perché non ci sono altri punti di riferimento politici. Ora, chi non vuole votare Giorgia Meloni sta nel centro-sinistra e quindi non riesce ad accalappiare quei voti, ma accalappi, cioè custodisce, riesce a prendere quei voti che dal centrodestra non vogliono, non si trovano in, come dire, in affinità elettive con i due partiti, Forza Italia e Lega, che stanno al governo. La facilità di Giorgia Meloni è quella che Salvini ha avuto sia nel ruolo di governo nel Conte 1, nel fare partito di opposizione e di governo, e sia poi Salvini nell'opposizione nel Conte 2. Adesso il ruolo ce l'ha Giorgia Meloni. È salita, sì, sale, però io vedo che sta salita forse le appartiene anche in qualità di donne, no? Come un soffitto di cristallo, nel senso che ha un termine e un limite che è dettato da quelle persone che hanno paura, o meglio, vedono Giorgia Meloni ancora con tutte come dire, le caratteristiche del suo partito, quello che si porta dietro, la storia, i valori, i personaggi. Quindi sale sì, ma con fatica, nel senso che ha fatto un'ottima ascesa, ma adesso i punti da conquistare sono sempre di più. Nelle intenzioni di voto è terzo partito, nelle nostre intenzioni di voto sta davanti al PD prima di Enrico Letta, al momento ancora, vedremo la settimana prossima. Forza Italia ha dei voti ancorati ancora al suo presidente ed è un partito che mantiene i suoi voti, quindi cosa accade? Accade che maggiori sono coloro che dichiarano il voto, che andrebbero a votare, minori diventa la percentuale di Forza Italia, mantenendo lo stesso voto. È matematica. Nel momento in cui scende la volontà di andare al voto e quindi aumentano gli astenuti, Forza Italia cresce in percentuale, ma in realtà non cresce in voti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che Giorgia Meloni attira il voto dal centrodestra verso di lei. Un altro punto di riferimento molto più piccolo è Giovanni Toti con la sua Cambiamo, ma è più un gioco politico al momento che un gioco territoriale. Quindi anche in questo senso il centrodestra viaggia tra il 47 e il 50% nei sondaggi, ma mantiene, come dire, un movimento interno nel giro dei voti. Mentre il centro-sinistra ha un movimento che riguarda anche l'esterno, perché esternamente noi abbiamo ancora il partito di Calenda, che ha cercato di essere attrattivo anche per Forza Italia e per determinate parti del centrodestra, ma ancora, cioè, non c'è riuscito ancora. E poi abbiamo Renzi, anche lui con la stessa attrattività. Insomma, tutti cercano di carpire quel patrimonio voti che era del 35% di quel centro che riuscì a fare col PDL, col Popolo della Libertà, Berlusconi. È un centro però che ha perso nel tempo la sua dimensione. Attualmente un partito di centro potrebbe muoversi tra il 10 e il 13%. Il tema vero sono un leader che li rappresenti, la possibilità di avere un'esposizione territoriale, un radicamento forte e un messaggio forte. E sono tutte situazioni che attualmente mancano, o meglio, la gente non le trova e quindi è difficile anche poi trovare il consenso di riflesso. Le chiedo un ultimo giudizio flash perché le campane di casa sua, Hanno dovete sapere che la stampito. dottoressa Ghisleri vive in un castello, le campane non No, sono fuori da casa è sua, la sono chiesa dentro. vicina. Sì. Big Ben avrebbe detto in sottotitoli, Big Ben ha detto stop, però un'ultima cosa me la consenta. Se ho capito bene, lei mi sta dicendo, parlo del centrodestra perché è l'unico partito, non è l'unico, ma è l'unico immediatamente riconoscibile che è all'opposizione di questo governo. La Meloni in Parlamento ha detto: Presidente, lei ci Certo. deve ringraziare che noi siamo all'opposizione, se no questa sarebbe la Corea, tutti sul carro del governo. Però
Però, come l'evoluzione della Lega, in cui secondo me ha prevalso la componente governista, cioè i Giorgetti, i Zaia, che rappresentano sul territorio al nord gli imprenditori piccoli, medi e grandi, che dicevano: Salvini, va bene il Papete, va bene i barconi, va bene gli extracomunitari, ma qui c'è l'economia da far ripartire, appunto, le politiche contributive, cioè il rilancio dell'economia. Benissimo, ok. Ma come la Lega si è spostata al centro cercando di mantenere, di far prevalere la quota moderata, lei mi sta dicendo che Meloni, che è comunque in ascesa, rischia di sbattere sul soffitto di cristallo perché rischia, rispetto a quell'elettorato moderato potenzialmente di centrodestra, di non risultare attrattiva perché troppo schiacciata, o meglio, letta come troppo schiacciata sulle sue radici di destra autentica. Tanto è vero che nel simbolo c'è addirittura la fiamma del movimento sociale. Ho capito male? Ci sta oppure sto inzigando? No, ha capito bene, perché altrimenti la sua ascesa, l'ascesa di Meloni, corrisponderebbe anche a un'ascesa della percentuale, del valore percentuale del centrodestra. Ma il centrodestra al momento viaggia sempre tra il 47 e il 50%. Quindi i voti di scambio entrano e sono solo all'interno della coalizione di centrodestra. E purtroppo, per quello che riguarda l'elettorato della Meloni, è faticoso riuscire da una parte a mantenere la propria coerenza e dall'altra aprirsi molto verso un centro o con un messaggio moderato che è difficile, perché carpire l'elettorato di Forza Italia e quell'elettorato di centro della Lega diventa sempre più complicato, soprattutto anche in rapporto a quello che è il messaggio nei confronti dell'Europa. E qui si apre un altro capitolo. Dottoressa Ghisleri, come le avevo detto, purtroppo i minuti sono volati, anzi mi scuso anche con i colleghi di Milano, abbiamo sforato. Facciamo così, visto che questo ciclo di conversazioni andrà avanti ancora per svariate settimane, arriveremo all'estate, facciamo che vediamo fra qualche mese come la fotografia di oggi nel frattempo è cambiata in bene o in male a seconda dei protagonisti, va bene? Grazie Con dottoressa piacere, Ghisleri, grazie a voi. complimenti. Complimenti per il suo lavoro, per la sua Grazie. capacità di esporre e di comunicare in maniera molto chiara e senza peli sulla lingua. La linea a Milano, noi domani continueremo a stare sul marketing, questa volta più televisivo, con uno studioso che conosco da anni, che si chiama Francesco Sigliato. Buona giornata a tutti, a domani.